Allora, ecco qua. Quindi, fatte le premesse, abbiamo già detto tutto, posso dare la Grazie. parola a Rino Bianco che ci illustrerà la conferenza di questa sera. Allora, grazie a Beppe D'Ercole che ha organizzato come associazione di Viareggio appunto questa manifestazione questa sera. Devo fare una premessa. Diciamo, ho voluto intitolare questa presentazione Grotte preistoriche del Basso Salento, un patrimonio da conoscere, perché se le grotte vengono conosciute, questo patrimonio può essere sicuramente meglio conservato e meglio tutelato. Il grande problema, in particolare proprio delle grotte salentine, è quello della conservazione, in quanto hanno avuto nel corso del tempo, soprattutto nel secondo cinquantennio del Novecento, possiamo dire delle vere e proprie aggressioni che hanno compromesso la conservazione di gran parte delle grotte di interesse preistorico e non solo del Basso Salento. E, le grotte, secondo me, devono essere tutelate perché fanno parte del patrimonio culturale nazionale, insieme ai territori che le ospitano, insieme ai monumenti, ai beni storico-artistici, ai beni archeologici che sono sui territori. Hanno una grande importanza scientifica dal punto di vista geologico, dal punto di vista paleontologico a volte, perché gli strati geologici in cui si aprono possono avere anche di questi interessi. Hanno un grande interesse biologico, il caso per esempio di Grotta d'Insulusa, ma anche di altre, che conservano al loro interno delle forme biologiche endemiche che sono tipiche di quel luogo o di quel territorio che non si trovano altrove. E addirittura in Grotta d'Insulusa c'è forme biologiche che sono esclusive di Grotta d'Insulusa e per questo la grotta è stata inserita anche in una lista internazionale dal punto di vista appunto biologico delle grotte proprio da conservare e da proteggere. Poi naturalmente ci sono anche le valenze archeologiche che sono altrettanto importanti. Perché documentano la storia più antica dell'uomo all'interno di queste grotte, appunto, per lunghissimi periodi nel territorio di cui parliamo, ossia il Basso Salento. Ho chiamato sicuramente le grotte, facendo parte del patrimonio culturale nazionale, dovrebbero essere tutelate dalla legislazione vigente. Il patrimonio culturale è tutelato dalla Costituzione, gli articoli 9 e 117 fanno esplicito riferimento ai beni culturali e al paesaggio e le grotte fanno parte del paesaggio. C'è la legislazione ovviamente di riferimento, il codice dei beni culturali del MIBACT che dovrebbe tutelare appunto queste emergenze culturali che sono sui territori. Poi ci sono le tante convenzioni internazionali che gli stati più avanzati sottoscrivono e poi ratificano per la tutela dei patrimoni culturali nazionali, che poi sono, come dire, il patrimonio culturale dell'umanità, però molto spesso si vede come certe convenzioni, alcune convenzioni, a seconda delle convenienze dei singoli stati, vengono ratificate, per esempio, con molto ritardo. L'Italia è uno di quei paesi, per esempio, che ratifica con molto ritardo le convenzioni che impegnano poi i governi a rispettare appunto determinate cose. Faccio un esempio: la convenzione di Malta del 92 è stata ratificata solo 4 anni fa dall'Italia, ed era la convenzione che introduceva il concetto dell'archeologia preventiva nel caso appunto di trasformazione dei territori, eccetera, che era stata ratificata dagli altri paesi, infatti già tempo fa. Infatti l'archeologia preventiva è nata in Francia, in Inghilterra e in Germania con molto anticipo rispetto all'Italia. La convenzione di Faro in Portogallo, importantissima del 2005, non è stata ancora ratificata dal nostro paese ed è quella convenzione che riguarda la inclusione delle comunità locali nelle trasformazioni, nelle decisioni sulle trasformazioni dei territori. Potete capire che si tratta di cose molto importanti, molto sensibili, per cui appunto i governi a volte poi tacciono un pochino su queste problematiche. Detto questo, io ho presentato questa immagine, la riconoscete, è Grotta d'Insulusa, vedete in basso a sinistra
La passerella di accesso gli è stata realizzata nel 1957 quando fu creato l'accesso turistico appunto nella grotta ed è una grotta che si apre sul mare, a circa 7,50 m sul livello del mare. E, è una grotta che è stata frequentata dall'uomo per lunghissimo tempo, dal Paleolitico medio, quindi dall'uomo di Neanderthal. Le ultime tracce all'interno della grotta di presenze umane arrivano praticamente al tardo Medioevo. Però di tutto questo deposito archeologico che doveva essere contenuto in Grotta Zinzulusa, una stratificazione enorme dal Paleolitico medio fino a tempi storici, purtroppo non è conservato quasi nulla per le vicende che poi appunto vedremo. Soltanto nel corso del tempo sono state recuperate dei documenti dal Paleolitico medio, al Paleolitico superiore, del Neolitico e così via, ma documenti comunque scarsissimi, pochissimi, che impediscono di avere una lettura della storia della grotta appunto nella sua interezza. Ma il fatto che la grotta si apra sul mare oggi e fino agli anni 50 praticamente la grotta era raggiungibile solo via mare. Perché l'uomo preistorico appunto vi arrivava tranquillamente? Perché evidentemente i paesaggi erano diversi da quelli attuali. Nel corso del Quaternario, l'era che noi attraversiamo, nel periodo più antico, ci sono state le famose glaciazioni, questi periodi più freddi, questi cicli più freddi che hanno interessato il pianeta con intervalli un pochino più temperati e nel corso appunto dell'ultima glaciazione, la glaciazione Wurmiana, nel periodo, nei tempi dei picchi più freddi, tra i 32.000 e i 10.000 anni fa, c'è stato un notevole abbassamento del livello del mare, per cui le genti potevano tranquillamente raggiungere, per esempio di Grotta Zinzulusa, potevano entrare tranquillamente nella grotta, perché il mare era a notevole distanza appunto da quest'area. Se noi infatti guardiamo la geografia dell'Italia di quel periodo, è una geografia un po' differente, no? Abbiamo la calotta glaciale, proprio i ghiacci perenni che ricoprono la zona alpina, anche gran parte della pianura padana. Questi ghiacci poi dopo, sciogliendosi, daranno luogo ai grandi laghi della pianura padana, ai laghi del versante svizzero. E vedete come l'Alto e Medio Adriatico fossero praticamente emersi, perché è un mare lì poco profondo. L'abbassamento di circa 100 metri del livello del mare in questo periodo comporta l'emersione di questa vasta pianura che Aldo Brandino Mochi, uno geologo paleontologo dell'Università di Firenze all'inizio del Novecento, definì questa pianura la porta orientale d'Italia. Era una sorta di grande corridoio ecologico attraverso cui potevano arrivare dalle steppe orientali, dalle grandi pianure dell'Europa orientale, potevano arrivare vari tipi di animali, mandri di animali, eccetera, che sfuggivano ai climi, nei periodi climatici più freddi e climi rigidi e venivano verso zone più temperate. Allo stesso modo, questo grande corridoio poteva favorire l'arrivo di gruppi umani che venivano sempre appunto dalle aree orientali. Inoltre, vedete come il bacino di quello che noi chiamiamo oggi Adriatico fosse molto ridotto. Siccome nei periodi più rigidi della glaciale Wurmiano, tra i 32 appunto e i 10.000 anni, queste aree meridionali erano sottoposte ai freddi venti che venivano dall'Artico, tipo le correnti appunto che molto più fredde di quelle che c'è oggi da noi, e queste fredde correnti che arrivavano appunto dall'Artico non erano mitigate dalla presenza di un mare ampio, perché il bacino dell'Adriatico era molto ridotto. A differenza invece dell'area tirrenica, dove il Mar Tirreno era un bacino molto più ampio, riusciva a mitigare in un certo senso su quel versante i freddi venti che arrivavano appunto dalle regioni del nord. E quindi appunto le coste del Molise e della Puglia erano sicuramente investite da queste correnti freddissime, che determinavano un clima estremamente rigido e un paesaggio naturalmente segnato da questa rigidità del clima. Vedete inoltre come le coste fossero un pochino più, come dire, abbondanti rispetto a quelle che noi conosciamo lungo il perimetro della penisola, come la Sicilia fosse unita alla terraferma, al continente, la Sicilia fosse unita alle isole Egadi e alle altre isole
Mediterranee, Corsica, Sardegna tra di loro, l'arcipelago toscano era legato appunto alla terraferma. Quindi diciamo, geografia un po' differente da quella che noi appunto conosciamo. Vediamo, entriamo nello specifico nell'area salentina e vedete lungo il perimetro, nella zona di Santa Caterina, Nardò, con marrone scuro sono segnate le aree delle falesie costiere rocciose, come la zona tra Otranto e Santa Maria di Leuca e la zona tra San Fuoco e Torre dell'Orso, dove si aprono poi numerose grotte appunto su questo versante roccioso lungo le falesie e lungo le scogliere. Vedete anche come lungo il perimetro costiero siano indicate, anche su questa scala non sono molto precise, delle linee batimetriche in mare. Cioè quella dei 30-50 metri, che è questa linea più chiara, gli attratti appunto si addossa alla costa, e poi c'è una linea esterna che è grosso modo quella dei 100-120 metri. Ripeto, su questa scala non è molto precisa, ma sicuramente appunto un abbassamento di 100 metri del livello del mare comportava l'emersione di gran parte di questa fascia che era intorno alla penisola salentina. Infatti abbiamo quest'altra carta con indicate le batimetrie, che ripropone più o meno appunto questa situazione. Per cui molte delle grotte oggi costiere si affacciavano su dei territori emersi che costituivano poi praticamente dei territori ecologici, dove vivevano un sacco di specie di animali, dove l'uomo naturalmente, territori frequentati dall'uomo, per motivi di caccia, per motivi appunto legati alla sua sussistenza. La concentrazione maggiore di grotte si ha appunto lungo le coste attuali, lungo le falesie e le scogliere attuali, nella zona di Santa Caterina e Baia di Uluzzo, con le famose grotte di Capelvenere, di Torre dell'Alto, la Grotta del Cavallo, ovviamente tutte le altre della zona della Baia di Uluzzo. Poi scendendo abbiamo quella della Punta Ristola verso Leuca, con la Grotta dei Giganti, la Grotta delle Tre Porte. Risalendo la zona di Marina di Novaglia con il Ciolo, le Prazzi e le Cipolliane, e poi risalendo ancora Castro con Grotta Romanelli, Grotta Zinzulusa, la Grotta delle Striare e poi le grotte della zona di Otranto Abadisco, Cervi, Cunicoli dei Diavoli e così via. Alcune sono anche nell'entroterra, tra cui la Grotta delle Veneri di Parabita, ovviamente, no? Ecco, io comincerei con la Grotta Romanelli, che si trova a nord appunto di Castro, proprio a nord di Castro. Vedete appunto la grotta si apre praticamente quasi a livello del mare, circa 7 metri e 50 sul livello del mare attuale. Vedete come ci siano dei grandi blocchi davanti all'imboccatura, che sono le parti residuali di brecce di pietrame che durante il glaciale Formiano si sgretolavano, era il versante roccioso che si sgretolava per le forti escursioni termiche, per cui questo pietrame di versante scivolava lungo appunto i versanti stessi e si costituivano poi queste brecce di pietrame cementato che inglobava all'interno anche le ossa di animali che all'epoca erano appunto sul terreno, per cui le cosiddette brecce ossifere, che contengono oggi numerosi fossili appunto di animali che vivevano a quel tempo durante il glaciale. E le residui di queste brecce sono davanti all'imboccatura della grotta attuale e sono anche sul versante in alcuni punti. Molte sono state saccheggiate, molte sono state distrutte, quelle più giù dal moto ondoso, però sicuramente appunto Grotta Romanelli e Zinzulusa erano delle aree dove c'erano diffuse ampie porzioni di versanti occupate appunto dalle brecce ossifere, entro cui si trovavano di tutto, dagli equidi ai grandi pachidermi, elefanti, ippopotami, rinoceronti, la iena, non so per dire, animali di questo tipo che vivevano appunto nelle prime fasi del glaciale Formiano e poi anche animali delle fasi successive. Per vedere un pochino la situazione quando nasce l'interesse per le grotte e per le brecce ossifere, diamo uno sguardo generale un po' a quella che era la situazione nell'Ottocento appunto in Europa, per quanto riguarda la ricerca scientifica. In Europa abbiamo le correnti di pensiero appunto che guardano
alla nascita delle nuove scienze, allo studio delle scienze naturali. Abbiamo praticamente lo sviluppo delle scienze geologiche, delle scienze paleontologiche, abbiamo con i principi della geologia, secondo cui gli strati geologici più antichi sono quelli più profondi e quelli che sono sopra sono più recenti. Questo concetto di stratigrafia geologica viene ripreso dalla paleontologia, viene ripreso dall'archeologia, eccetera. Quindi grande sviluppo delle scienze naturali fino poi all'affermazione delle teorie evoluzionistiche di Darwin con la pubblicazione dell'Origine della specie, e quindi praticamente tutta quella serie di concetti e di novità, diciamo, scientifiche, secondo cui l'evoluzione appunto degli organismi viventi, degli esseri viventi, sarebbe avvenuta semplicemente perché gli esseri viventi sono adattati alle modificazioni ambientali nel corso di milioni di anni. E quindi tutto questo rinnova completamente la situazione culturale e scientifica appunto dell'Europa dell'ora, anche dell'Italia, e poi c'è il Salento dove non c'è discussioni di tipo sulle motivazioni, evoluzionismo sì, evoluzionismo no, non ci sono discussioni di questo tipo, però evidentemente però ci sono grandi personalità scientifiche, studi per esempio sulla fisica. Padre Nicolae Miozzi nella metà dell'Ottocento sperimenta delle forme di illuminazione elettrica, il suo allievo Monsignor Giuseppe Candido nel 1870 realizza i famosi quattro orologi elettrici sincroni, appunto, che fanno sì che Lecce sia l'unica città dotata appunto di questo sistema di orologi elettrici e così via. Poi c'erano importanti personalità scientifiche che, salentine della terra d'Otranto, che si erano affermate in ambito nazionale, per esempio Oronzo Gabriele Costa, che aveva scritto la fauna del Regno di Napoli, la paleontologia del Regno di Napoli, aveva collaborato con geologi inglesi nello studio delle faune marine del Golfo di Napoli e così via. E sarà anche direttore per un certo periodo di tempo dell'appena nato Ortobotanico di Lecce. Poi c'era Salvatore Trinchese, altro grande naturalista che aveva studiato in Francia e insegna all'Università di Genova zoologia e anatomia comparata. E ci sono tantissimi scienziati, ma ci sono anche quelli che sono poi sul territorio della Terra d'Otranto. In particolare, uomo di grande sensibilità e uomo di grande cultura era Sigismondo Castromediano, che fa sì che dopo l'Unità d'Italia, subito dopo l'Unità d'Italia, praticamente lui fa, in certo convince il Consiglio Provinciale della Terra d'Otranto a creare il Museo Provinciale e la Biblioteca Provinciale. In più fa istituire la Commissione Conservatrice dei Monumenti della Terra d'Otranto. Lui era estremamente convinto che la conoscenza della cultura, del patrimonio culturale, il recupero dei monumenti, la conoscenza dell'identità delle genti salentine, dell'identità storica, potesse ridare dignità alle comunità della Terra d'Otranto che lui vedeva essere emarginate sul piano sociale ed economico. Quindi era molto, come dire, illuminato in questo senso. E si avvale della collaborazione di grandi studiosi, tra cui per esempio Ulderico Botti, che era toscano, esperto paleontologo, che si era formato presso la cattedra di antropologia dell'Università di Firenze, e arriva a Lecce come consigliere prefettizio e comincia ad indagare il territorio della Terra d'Otranto dal punto di vista della paleontologia. E poi c'era Cosimo De Giorgi, che tutti voi conoscete, appunto medico e tante altre cose, anche archeologo, geologo, sismologo, eccetera. E i due fanno arrivare al Terra d'Otranto, prima del 1870, Giovanni Capellini, che era un grandissimo geologo dell'Università di Bologna, e con i quali insieme fanno dei giri presso il Capo di Leuca, e Capellini si rende conto dell'importanza appunto di queste realtà geologiche, convince Ulderico Botti a indagare le brecce ossifere della zona di Leuca, le brecce di cui abbiamo parlato, e anche i contenuti, come dire, dei fossili appunto di queste brecce, e convince Cosimo De Giorgi a occuparsi della geologia del territorio, cosa che poi appunto De Giorgi effettivamente farà. Inoltre convince ancora Ulderico Botti a eseguire dei primi scavi, i primi scavi forse in grotta nella Terra d'Otranto, nella Grotta del Diavolo di Punta Ristola. Quindi
Tant'è che i materiali di quella grotta, ora conservati al Costa, furono esposti nell'esposizione di Bologna del 1871, quinto congresso internazionale di paleontologia e di archeologia preistorica. E quindi praticamente la Terra d'Otranto ebbe anche in quell'occasione una menzione particolare per aver finanziato quelle ricerche. Quindi scienziati appunto gli hanno lavorato un po' a tutto campo. E nel resto invece del panorama nazionale italiano, nell'ambito dell'archeologia preistorica, abbiamo la figura di Luigi Picorini, che possiamo definire un conservatore, che aveva istituito la cattedra di paleontologia all'Università di Roma e fondato il museo preistorico etnografico che oggi porta il suo nome all'Euro, e che era un assertore, forse più per ragioni ideologiche che per altro, dell'assoluta mancanza dei periodi più antichi dell'uomo in Italia. Non avrebbero potuto esistere in Italia l'uomo del Paleolitico, per esempio. E se vediamo poi le vicende successive della Terra d'Otranto, e ritorniamo a Grotta Romanelli, vediamo che Ulderico Botti frequenta appunto nel 74 Grotta Romanelli, sempre per lo studio delle brecce ossifere. Non si accorge della grotta e della sua importanza scientifica, perché c'erano tutti questi massi di brecce, era difficilissimo penetrare nella grotta, eccetera. Se ne accorge però Paolo Emilio Stasi, che era questo personaggio di Spongano. Paolo Emilio Stasi nel 1900 individua la grotta e individua anche il deposito archeologico all'interno della grotta. Lui era stato studente di farmacia a Napoli, con interessi naturalistici anche lui, frequentava ed era in contatto con l'Istituto di Antropologia dell'Università di Firenze, da dove veniva Ulderico Botti, era in contatto con l'Istituto di Antropologia dell'Università di Napoli, e quindi praticamente non era proprio digiuno di nozioni, infatti, di geologia, di paleontologia. E chiama Regalia, Ettore Regalia dell'Università di Firenze, del Gabinetto di Paleontologia di Firenze, e fanno uno scavo che viene prontamente pubblicato sulla rivista Archivio di Antropologia ed Etnologia nel 1904, affermando la scoperta, la prima scoperta del Paleolitico in Italia. Il che naturalmente comporta lo scontro scientifico con Luigi Picorini, che sconfessa questa scoperta e attribuisce tutto il deposito di Grotta Romanelli ad epoche più recenti al Neolitico. Naturalmente questo porta nello sconforto Paolo Emilio Stasi, il quale viene anche denigrato sul piano scientifico da Cosimo De Giorgi. C'è questo atteggiamento stranissimo di Cosimo De Giorgi, che in ossequio al Picorini denigra e taccia di incompetenza Paolo Emilio Stasi, ed è strano che forse il più positivista, diciamo, degli scienziati salentini della Terra d'Otranto avesse questo atteggiamento. Il giudizio negativo su Paolo Emilio Stasi di Cosimo De Giorgi è durato praticamente sino ai nostri giorni, dequalificato anche come pittore dal punto di vista artistico, pure quella che era poi la sua attività principale. Però nel frattempo, nel 1911, Aldobrandino Mochi, che era succeduto a Mantegazza nella cattedra di antropologia di Firenze, riconosce la validità delle teorie di Stasi e della scoperta del Paleolitico, primo sito paleolitico in Italia, in Grotta Romanelli. Dopodiché altri, come Arturo Issel dell'Università di Genova, riconoscono ancora questa validità scientifica, le scoperte di Stasi. E nel 1912 Gianalberto Blanc, un importante fisico che lavorava in Francia con Madame Curie, che era anche esperto di geologia e di paleontologia, chiede autorizzazione al Ministero per iniziare gli scavi in Grotta Romanelli, iniziati poi nel 14. Vediamo ancora successivamente, tra il 14 e il 40, Gianalberto Blanc esegue questi scavi, pubblicati nel 20 e nel 28. E quindi praticamente viene definitivamente sconfessate le teorie del Picorini. E naturalmente Grotta Romanelli è il primo sito ad essere del Paleolitico, ad essere stato scoperto in Italia. E nel frattempo, con le ricerche fatte successivamente negli anni 30 e 40, anche con Paolo Graziosi, quello che poi pubblicherà nell'80 il volume sui dipinti, sulle pitture di Grotta dei Cervi. E Paolo Graziosi scopre, insieme con Blanc, le prime manifestazioni artistiche del Paleolitico italiano ancora in Grotta Romanelli, che poi vengono pubblicate appunto da Paolo Graziosi. Poi c'è l'interruzione delle ricerche per la guerra, durante la guerra, riprendono negli anni 50 sempre con i Blanc,
sempre con Graziosi, poi ancora Luigi Cardini e tanti altri che si sono succeduti fino al 1972. Per oltre 40 anni le indagini in Grotta Romanelli vengono sospese, sono riprese nel 2015 con la Sapienza di Roma e adesso sono riprese nuovamente appunto le indagini. Se vediamo appunto Grotta Romanelli oggi, vedete come questi grandi massi che sono antistanti appunto la grotta sono lembi di brecce ossifere sopravvissuti sia appunto al moto ondoso ma anche ai tanti cercatori di fossili. Anche in alto ci sono dei lembi appunto di brecce che testimoniano appunto della presenza di questi movimenti dei versanti con questi pietrami cementati appunto che si sono formati nel corso del glaciale Bormiano. Nel 2015 questo vecchio cancello che per 40 anni ha protetto la grotta dalla furia, possiamo dire, dei curiosi che distruggono e sconvolgono appunto i giacimenti archeologici è stato sostituito per fortuna dal comune di Castro, era ormai fatiscente, quasi tutto arrugginito, ed è stato sostituito nel 2015. In quell'occasione sono state meglio riviste le incisioni paleolitiche sulla volta della grotta, per esempio in questo riquadro si vedono qui indicate dalle frecce, sono queste incisioni ovaliformi che richiamerebbero, secondo appunto Graziosi, la simbologia degli organi sessuali femminili, quindi culti della fertilità eccetera, che si collegano con quelli delle cosiddette Veneri, no? Le famose statuine paleolitiche tipo quelle di Parabita, e poi un'immagine del deposito archeologico appena smontato il cancello. Vedete come tutto il fronte delle stratigrafie lasciate dai vecchi scavi sia stato nel 2015 fortemente compromesso dal moto ondoso, dalle mareggiate che in alcuni momenti sono anche entrate in grotta. E vedete come sia tutto il pietrame sparso proveniente proprio dai livelli archeologici a causa delle mareggiate. Tutta questa situazione poi con l'intervento dell'Università della Sapienza, adesso le sezioni sono state rettificate, il materiale che era sparso sul terreno è stato recuperato, e le sezioni sono protette con dei teli, quindi praticamente il mare, come dire, può fare meno danni rispetto appunto a quello che ha fatto in passato. Vedete sull'apertura della Grotta Romanelli, attaccate proprio, placcate contro le pareti dell'apertura, sono questi lembi di brecce ossifere. Se voi vedete da vicino appunto questi pietrami cementati, dentro sono piccole ossa di animali appunto che sono stati trascinati appunto per tanto tempo. E questo è il momento proprio di sostituzione del cancello, vecchio cancello, con la nuova protezione che è stata messa a difesa della grotta. E qui un'immagine di Carlo Alberto Blanca negli anni 40 probabilmente, che illustra ai visitatori locali e nonno le vicende appunto della grotta. Vedete come il deposito archeologico arrivasse proprio alla volta della grotta. Adesso non è più così ormai da anni. La pulizia attuale appunto delle sezioni archeologiche o gli interventi dell'Università della Sapienza, e vediamo la stratigrafia, quella praticamente messa in luce dai Blanc, in cui vediamo un momento in cui durante i periodi precedenti del glaciale Bormiano la grotta era invasa dal mare. C'è questa spiaggia di quel periodo con ciottoli arrotondati alla base del riempimento e poi tutto pietrame a spigoli vivi, e poi ancora nel corso del primo momento umido e più fresco del glaciale Bormiano la formazione di una stalagmite a livello quasi di pavimento, che è stata datata a 69.000 anni fa con datazioni appunto radiometriche, e sopra il famoso strato G a terre rosse, che è quello lasciato dall'uomo di Neanderthal, in cui praticamente ci sono i resti degli strumenti in pietra realizzati appunto dall'uomo di Neanderthal, più che in selce, che non si trovava, non era molto diffusa nelle nostre zone, in calcare duro compatto, i resti degli animali cacciati e mangiati, e ancora lenti carboniose, tutto quello che comportava appunto la vita dell'uomo di Neanderthal in questa fase,
Siamo tra i 69.000 anni e i 40.000 anni quando si data nel Wurm 2, la seconda fase del glaciale wurmiano, quest'altra stalagmite, altro periodo umido, si forma la stalagmite che è stata datata a 40.000 anni. Dopodiché c'è un crollo che si vede qui nella sezione, questi pietrami che erano sulla grotta crollano e ostruiscono l'ingresso che rimane inaccessibile all'uomo per migliaia di anni. Se noi vediamo un pochino poi la situazione dell'uomo di Neanderthal, come era immaginato un po' di decenni fa, qualche decennio fa, e come viene visto oggi, sicuramente con una fisionomia più prossima a quella che doveva essere realmente, ma anche dal punto di vista della sua spiritualità e della sua intelligenza, e probabilmente usava anche sostanze coloranti per dipingere il corpo. Sono stati trovati nella grotta del cavallo, per esempio, grumi di ocra, e quindi sicuramente un essere molto più avanzato di quanto appunto non si pensasse ancora qualche decennio fa. E gli strumenti li realizzava in calcare compatto, sono dei raschiatoi che presentano sui margini dei ritocchi, se riesco, ecco, sui margini esterni dei ritocchi, che visti da vicino, questi ritocchi sono effettivamente di una. Rivelano proprio la grande tecnologia, la grande capacità tecnica che avevano appunto gli uomini di Neanderthal per realizzare questi strumenti, che erano poi gli oggetti della vita quotidiana e anche gli strumenti con cui andare a caccia. Opportunamente immanicati, alcuni strumenti realizzati del tipo a punta erano quelli che servivano per la caccia ravvicinata anche ad animali di grande taglia, di grandi mammiferi. Ecco il disegno appunto di alcuni di questi strumenti litici, appunto in calcare compatto, di fase appunto del Paleolitico medio, e delle scene appunto ricostruttive di questa caccia ravvicinata anche ai grandi pachidermi, ai grandi animali. Un altro disegno ricostruttivo del paesaggio con le faune di allora, gli elefanti, gli ippopotami, l'uro, il bue primigenio. Che era di grande taglia e che consentiva appunto, ucciso un uro, questi gruppi umani potevano naturalmente sopravvivere per molto tempo perché erano grandi quantità di carne. Compaiono anche i predatori, come per esempio la iena. Ecco, in questo estrato G di Grotta Romanelli, appunto, compare proprio tutta questa fauna. Ma compare oltre appunto ai grandi pachidermi, oltre al bue primigenio, compare anche il capriolo, il cervo, il daino, tutti animali che praticamente indicano in certi momenti delle oscillazioni più umide, per cui c'è una formazione di foresta o di boscaglia, per cui appunto si subentrano anche queste forme animali. Ci sono anche predatori come per esempio il lupo e la iena, che sono ben attestati appunto in questi livelli del Paleolitico medio, della fase dell'uomo di Neanderthal. Ritornando alla storia della grotta Romanelli, abbiamo l'ostruzione, abbiamo detto, della grotta dopo i 40.000 anni, e poi a distanza di migliaia di anni, dopo intorno poco prima di 12.000 anni, c'è un altro crollo che riapre la grotta. E quindi un nuovo protagonista, l'uomo moderno, Homo sapiens, entra nella grotta e lascia tutto questo deposito con i suoi strumenti, con i suoi focolari, con i resti degli animali cacciati. E l'Homo sapiens, appunto, lascia un deposito abbastanza consistente, sono frequentazioni abbastanza consistenti, e Paolo Emilio Stasi, in questi livelli delle cosiddette terre brune, trova anche diverse sepolture che poi lui consegnerà all'Università di Napoli, quando sfiduciato per le vicende del De Giorgi, eccetera, venderà i materiali di Grotta Romanelli, comprese le sepolture, all'Università di Napoli. E professore, il direttore di allora, Vincenzo Giuffrida Ruggeri, era ben contento, ovviamente, nel 13 di acquisire appunto tutti questi materiali. Vedete come i depositi del Paleolitico superiore, delle fasi terminali del Paleolitico superiore, siamo dai 12.000 anni in poi, contengono tutto questo pietrisco. Questo pietrisco, detto pietrisco crioclastico proprio, rotto dal freddo,
perché le forti escursioni termiche facevano sì che la roccia si spaccasse all'interno della volta, delle pareti della grotta e quindi precipitasse appunto al suolo tutto questo pietrisco, proprio perché era una fase dal clima estremamente rigido. Gli strumenti appunto che troviamo in questo periodo, in questa fase, sono di selce di piccole dimensioni, sono questi grattatoi di forma, cosiddetti grattatoi di forma più o meno circolare, che sono quelli che poi daranno, scoperti da Stasi, daranno nome a questa cultura, a questo aspetto, il romanelliano. Il romanelliano che poi è diventato, come dire, denominazione di questa fase culturale per tutti i giacimenti italiani in cui è stato trovato appunto gli strumenti, questa industria di questo periodo, e associati a questo tipo di strumento, che avevano evidentemente delle funzioni su cui non possiamo dire molto, anche tante punte, tante lame ritoccate, molte delle quali dovevano essere immanicate per la caccia, immanicate per la caccia con armi da getto proprio ai piccoli mammiferi oppure agli uccelli, per esempio, che sono ben attestati negli strati archeologici di Grotta Romanelli. È presente ancora l'uro appunto in questi strati. Vedete, l'uro doveva essere appunto veramente un animale di grande taglia perché l'uomo doveva arrivare al Garrese praticamente come altezza. L'uro si è estinto soltanto nel 1600 in Polonia, sono stati abbattuti appunto gli ultimi esemplari, appunto, per cui poi è una specie assolutamente estinta ormai. Ed è rappresentato appunto in questa fase. In grotta Romanelli, su una piccola porzione di roccia liscia, è rappresentato in maniera schematica, come sono le rappresentazioni schematiche del tardo paleolitico italiano, questa figura appunto di Uro, questa immagine di Uro. E altre immagini incise, secondo alcuni, delle rappresentazioni di Venere molto stilizzate, secondo altri, rappresentazioni della foca monaca, che pure è attestata nei livelli archeologici appunto di Grotta Romanelli, nel senso che era pure cacciata appunto da questi gruppi umani. Poi nel deposito archeologico sono stati trovati anche questi ciottoli, lastrine di calcare, con queste incisioni e bande di fasciline, alcune frangiate, e ovviamente si dice arte mobiliare del Paleolitico, però naturalmente l'uomo del Paleolitico sappiamo che non aveva delle velleità o intenti artistici. Evidentemente era una sorta di codice grafico per rappresentare delle cose, per annotare delle cose, per conservare memoria appunto di questi fatti che dovevano evidentemente essere ricordati. Potevano essere calendari, potevano essere fasi lunari, potevano essere migrazioni di animali, passare delle stagioni, trascorrere delle stagioni, poteva essere qualunque cosa, ma ormai noi non siamo più in grado di decrittare appunto queste realtà. È famosa questa lastra di calcare dipinta, sempre da questi strati, con questi motivi a pettine cosiddetti. Secondo alcuni possono essere rappresentazioni schematiche di figure umane, secondo altri di animali quadrupedi, moltiplicati appunto per indicare proprio le mandrie di animali che l'uomo appunto andava cacciando. E uno studio che è stato fatto in un convegno francese su Grotta Romanelli, questo è uno spaccato appunto della costa proprio di Castro, il disegno che rappresentava la fase tra gli 11.000 e 9.800 anni, la fase più rigida proprio, era molto schematico. Salvatore Sciurti, lo ringrazio, mi ha animato un po' questo, grazie alle sue capacità di usare il colore, di disegnare, mi ha animato questa spaccato appunto della costa di Castro. Vedete, la C in questo tondello indica la posizione di Castro e la R Grotta Romanelli. Il mare è circa meno 70 metri in questa fase e quindi davanti all'attuale scogliera Falesia emergeva un territorio di 4-5 km molto probabilmente. E un territorio che era costituito nella parte antistante la falesia in gran parte da un deserto sabbioso, sferzato proprio dai venti artici freddissimi che determinavano determinati tipi di ambiente. Noi in Grotta Romanelli in questa fase troviamo animali apparentemente di tipo diverso, no? Di foresta, di steppa,
di prateria, di lagune, uccelli di lagune, di paludi, ma perché l'uomo di Rotta Romanelli aveva a disposizione tutti questi ambienti. Aveva sulla l'altopiano delle serre attuali, diciamo, aveva la steppa, poi ai piedi della falesia, la falesia era un luogo arido, roccioso, brullo, ai piedi della falesia c'era una foresta di tipo alpino ed era alimentata dalle tante tantissime sorgenti oggi sommerse che non solo alimentavano la foresta, ma alimentavano una serie di rigagnoli che poi formavano degli acquitrini, delle paludi che erano frequentate da determinati animali, e molto spesso poi i venti artici muovevano queste sabbie del deserto sabbioso antistante, formavano dei cordoni dunari che a volte chiudevano queste paludi e questi acquitrini, quindi si formavano paludi di acqua dolce o paludi di acqua salmastra, con gli organismi ovviamente che vivevano in questi due ambienti. Per cui se andiamo a vedere un pochino da vicino questi ambienti, abbiamo la steppa erbosa, appunto quella che oggi troviamo nelle pianure dell'Asia centrale, e che era abitata dall'asino selvatico, dell'Equus idrontinus, il cui discendente è oggi l'asino selvatico Lemione, che è nelle steppe dell'Asia centrale. E accanto all'asino selvatico c'erano tutta una serie di uccelli di gallinacei, che vivevano appunto in questo ambiente steppico, come la pernice, come la quaglia, oppure come la otistarda, la otarda e l'otarda minore, che sono delle famiglie delle gru che vivono attualmente appunto in ambienti abbastanza freddi, settentrionali, diciamo. C'era anche la gru della Groenlandia, per esempio, che nidificava proprio in questo periodo, in questi settori. Adesso tutti animali che vivono a latitudini molto settentrionali. La falesia costiera rocciosa era abitata dallo stambecco, e sulla stessa falesia costiera sono tutti animali che ritroviamo in grotta, naturalmente, perché l'ambiente è stato ricostruito sulla base delle ossa degli animali e sulla base delle piante ritrovate, nel senso pollini e carboni, che sono stati analizzati e quindi sappiamo che tipo di piante ci fosse. Sulla falesia costiera poi nidificava l'aquila reale e l'aquila glanga, i grandi predatori appunto che c'erano su questa situazione, insieme alla pogliana e all'allocco degli Urali, quindi delle specie di tipo freddo che in quel periodo appunto erano su questi territori. La foresta di tipo alpino ai piedi della falesia era formata da Pinus silvestris e Pinus montana. Soltanto nei periodi più freddi queste due varietà di pino, poi c'erano delle radure erbose, e nei periodi prima e dopo appunto del periodo della fase più fredda c'erano delle oscillazioni più umide, e durante queste oscillazioni più umide accanto ai pini compaiono subito il frassino maggiore e il pioppo. Però nella fase più fredda sono soltanto le due varietà di pino a coesistere. Ora si trovano a latitudini più settentrionali oppure sulle montagne, naturalmente. Nelle radure erbose della foresta era l'efedra, una pianta che vive nelle steppe attualmente, e un relitto fossile di questa efedra della fine del Paleolitico superiore sopravvive ancora in Sicilia sui Monti Nebrodi. L'Efedra nebrodensis, che è una testimonianza appunto della diffusione di questi organismi appunto in quella fase. L'uro è presente anche nella zona appunto della foresta. In basso ho messo questa incisione dell'uro del bue primigenio che si trova sul grande masso antistante la grotta del Romito di Papa Sidaro in Calabria, un'altra grotta di estrema importanza pure per la documentazione preistorica, e c'è questa testimonianza appunto di rappresentazione dell'uro proprio fatta dall'uomo del Paleolitico. E la foresta era abitata poi da tutta una serie di altri animali tipici appunto degli ambiti forestali, come il cervo, come il cinghiale, come il capriolo, e poi c'erano anche predatori, come per esempio la lince, come per esempio altri carnivori, la volpe, il gatto silvestro, ma c'erano anche grandi predatori come per esempio la lince. Sul deserto sabbioso, in corrispondenza appunto del mare, nidificavano il pinguino boreale, l'alca impennis, che praticamente ha occupato in quella fase più fredda il Mediterraneo centro-settentrionale. È stata ritrovata anche nelle grotte preistoriche dei Balzi Rossi in Liguria, e
in una grotta vicino Archi, Archi è vicino Reggio Calabria, dove è stato trovato appunto l'Arca in Pennis. Ed è questo pinguino che si è estinto nella metà dell'Ottocento, nella zona dell'Irlanda e le isole settentrionali della Gran Bretagna. Tra l'altro la sua estinzione è curiosa, dovuta veramente a una cosa curiosa, nel senso che gli ultimi esemplari sono stati abbattuti dai vari direttori dei musei, sono stati fatti abbattere perché tutti vorrebbero accaparrarsi le carcasse di questi animali per farli imbalsamare. Questi praticamente erano gli ultimi che erano rimasti e quindi questo è uno degli animali imbalsamati appunto proprio in uno dei musei del Nord Europa che attestano appunto. Praticamente è stato distrutto in questo modo, è stato annientato in questo modo. E questa invece è una incisione sempre del Paleolitico superiore di quel periodo che si trova in Grotta Paglicci sul Gargano, altro giacimento preistorico estremamente importante. Vediamo poi su questo deserto sabbioso quali erano gli altri abitanti. Erano degli uccelli terricoli che nidificavano appunto nella sabbia, gli pteroclidi, che ora vivono pure questi a latitudini un po' settentrionali. L'oca faccia bianca e l'oca delle nevi che stavano nelle paludi che erano lì intorno a ridosso del mare, quindi animali già il nome appunto ci dice che venivano, cioè oggi sono in aree lontane dalle nostre. E il mugnaiaccio, questo grande gabbiano di clima freddo, e insieme all'astrolabe, che è pure un altro uccello acquatico da clima freddo, ma ce n'erano tantissime altre. E noi conosciamo il cerastoderma. Questo tipo di mollusco marino che abbiamo anche mangiato, che viveva appunto lungo le nostre coste fino a pochi anni fa, si trovava. All'epoca non c'era lui, ma c'era il suo cugino, Cerastoderma lamarchi, che ora si trova in situazioni di clima subartico. Nelle lagune costiere si trovava questo tipo di mollusco che è stato ritrovato pure in grotta Romanelli, nel senso appunto che. La leggenda di Grotta Romanelli evidentemente raccoglievano pure questi molluschi. Poi c'era la foca monaca, che è stata nuovamente per fortuna riavvistata lungo le nostre coste e che è stata cacciata pure appunto dalle genti di Romanelli. Dove sono adesso ora i materiali di Grotta Romanelli? Molti sono conservati presso la sovrintendenza a Taranto. Ma altri presso il Museo di Maglie, altri presso il Museo di Castro, dove recentemente abbiamo allestito una sezione preistorica con i materiali di Zizzolusa Romanelli. Poi c'è i materiali venduti da Stasi a Napoli, all'Università di Napoli, e poi sono quelli che si trovano presso il Museo Pecorini di Roma e presso l'Istituto di Paleontologia Umana di Roma, dove sono la gran parte dei materiali di Grotta Romanelli, molti dei quali anche ancora non studiati, e poi ancora il Museo di Preistoria di Firenze, dell'Università di Firenze. Quindi c'è questa dislocazione appunto varia, ma questo diciamo, riguarda i materiali di diverse grotte. Zinzulusa, anche questa è una storia, appunto abbiamo detto prima, un po' tormentata la grotta di Zinzulusa, con la passerella che è l'accesso turistico attuale che porta appunto in grotta. Vedete anche qui sono sopravvissute dei lembi di brecciossifere, tutti questi materiali, queste rocce che voi vedete lungo il tragitto per entrare in grotta sono brecciossifere e ancora oggi molti turisti vanno lì passando per prendere l'ossicino che spunta appunto dalle brecce. Ecco, queste sono tutte brecciossifere, per esempio. In Grotta di Zinzulusa che cosa succede? Anche qui Ulderico Botti era andato per le sue brecciossifere, non gli interessava la grotta, infatti era difficilissimo entrarci, non la nota forse neanche. Se ne accorge invece ancora Palamidio Stasi, che nel vestibolo scava dei livelli del Neolitico e recupera appunto dei materiali del Neolitico e della prima età dei metalli. Poi cominciano i grandi danni alla grotta. Nel 1947 il Consorzio Agrario di Tricase decide di svuotare la grotta per recuperare tutto il guano di pipistrello che c'era, il guano fossile, e di metterlo sul mercato come fertilizzante. Quindi la grotta viene completamente svuotata, metri e metri cubi, cioè migliaia di metri cubi di materiale di cui viene svuotata la grotta per questo motivo. Poi
Dopodiché c'è l'altra colpo mortale, come dire, all'archeologia, al deposito stratificato di Grotta Zinzulusa, che è la decisione dell'ente provinciale per il turismo di creare l'accesso turistico. Questo comporta la demolizione proprio di tutto l'interno della grotta per consentire l'agevole passaggio appunto dei visitatori. Poi c'è in tutto questo frangente, appassionati della preistoria locale come Decio De Laurentiis, come il figlio di Paolo Emilio Stasi, Gino Stasi, come il grande geologo Antonio Lazzari, che era di Castro, che insegnava a Napoli, recuperano in tutti questi frangenti tanto materiale archeologico, in parte viene conservato poi a Taranto e così via. Insomma. Quindi noi per questo sappiamo che c'è varie fasi. Che erano attestate appunto in grotta, e poi le immersioni che sono state fatte anche in grotta nell'Aietto della Conca, dove sono stati recuperati anche tanti materiali archeologici. Questi sono i materiali archeologici recuperati da Stasi, che lui poi donò al Museo di Genova, a Issel, perché l'aveva aiutato nella sua diatriba appunto contro Pigorini. I materiali vari, delle varie fasi appunto della preistoria, il laghetto della Conca da cui vengono questi vasi. E Francesco Dandria e Giuliano Cremonesi avevano parlato di questi vasi presenti all'interno del bacino della Conca, avevano parlato di un culto possibile delle acque presente appunto in Grotta Zinzulusa. Vedete come i corridoi, no, sventrati dall'accesso turistico appunto nella grotta e anche resti di sepolture. Che sono stati resti di sepolture che erano coperte da veli stalagmitici, quindi inamovibili. Però la gente comunque è andata a scalpellare, come vedete questa calotta cranica scalpellata, per vedere un pochino di staccare, ma è impossibile staccarli, e quindi appunto questi lembi di sepolture preistoriche appunto sono stati quasi del tutto distrutti, come potete vedere. Il Cocito, il bacino interno del Cocito, dove sono queste forme biologiche uniche appunto o del territorio o della stessa grotta Zinzulusa, e qui c'è questo rilievo, si vede il vestibolo dove ha scavato Stasi, dove hanno scavato anche i Blanc durante le pause del lavoro da Grotta Romanelli, e la conca, l'Aghetto La Conca, dove sono stati recuperati tanti materiali. In questi diverticoli sono i resti delle due sepolture che sono state appunto praticamente del tutto danneggiate, e poi c'è nella fine del percorso il Cocito, che è questo bacino d'acqua che però non è, diciamo, i visitatori non arrivano in quella zona. Un'immagine appunto dello spaccato della sezione proprio della grotta che si sviluppa all'interno. Se volete posso interrompere perché mi rendo conto di essere un po' lungo, non so se le persone. Vado. Vicino Grotta Romanelli c'è ancora la Grotta dell'Estriare. Grotta dell'Estriare è una cavità che è circa 3 metri e mezzo sul livello del mare, importantissima, perché aveva un deposito archeologico di circa 8 metri di spessore del Paleolitico medio. Purtroppo è stato quasi del tutto smantellato dal mare, e si vedono nelle sezioni placcate contro le pareti che sono ancora rimaste, ma ormai sono delle sezioni molto cementate, molto tenaci, difficilissimo estrarre i materiali, le ossa degli animali o gli strumenti litici. Comunque, si trovano anche lembi di spessissimi focolari accesi dall'uomo preistorico, quindi indicano che questa grotta è stata molto più frequentata, per esempio, di Grotta Romanelli dall'uomo di Neanderthal. E poi ci sono le grotte del Capo di Leuca, delle Tre Porte, dei Giganti. Anche qui sono state trovate testimonianze neandertaliane, sia strumenti e sia resti di animali, quali i grandi pachidermi, che praticamente erano la fauna principale degli inizi appunto del Glaciale Burmiano. Arriviamo nella zona di Nardò, velocemente lungo la costa, appunto tutte le grotte che ci sono, nella Baia di Uluzzo, in particolare la Grotta del Cavallo. Molte grotte che erano frequentate dall'uomo preistorico durante appunto il glaciale sono oggi sommerse. In alcune di queste grotte ci sono circa 12-15 metri di profondità e attualmente sono stati trovati anche resti di faune fossili appunto all'interno. La Grotta del Cavallo, che è protetta appunto, anche questa per fortuna protetta da un cancello,
che è una delle grotte più importanti che possano esistere appunto sul territorio italiano. Purtroppo anche questa negli anni 70, prima che fosse messo il cancello, fu saccheggiata da scavatori di frodo, per cui tutta questa zona, questa linea un po' più irregolare, questa qui, è praticamente tutta l'area del rimosso, e hanno sconvolto dei livelli archeologici importantissimi, che sarebbero stati importantissimi livelli recuperare. Purtroppo ci si è dovuti poi accontentare di brandelli di questi livelli delle fasi di transizione tra il paleolitico medio e quello superiore. Gli scavi all'interno della grotta, vedete come, qui siamo al piano di ingresso, come gli scavi siano scesi in profondità e come poi accanto vedete la scala che scende ancora. Quindi un deposito archeologico stratificato di grandissimo spessore, in cui ci sono tutti i livelli del paleolitico medio dell'uomo di Neanderthal, si vedono le lenti di focolari. Le variazioni di colore ovviamente sono dovute proprio ai sedimenti e quindi ai cambiamenti climatici che ci sono stati nel corso di questo lungo periodo. Le faune anche qui sono quelle di Romanelli, sono i grandi pachidermi, sono appunto nelle fasi più aride continentali ci sono gli equidi, si sviluppa molto il cavallo, nelle fasi più umide sono fasi più forestali, con cervo, capriolo, eccetera. E ci sono tantissime appunto specie animali. In alcune grotte vicine, forse in una fase un pochino più antica, tipo Grotta dell'Alto e la Grotta di Capelvenere, addirittura accanto ai grandi pachidermi ci sono grandi predatori come il leone e il leopardo. Animali che nel nostro immaginario non esisterebbero, però la documentazione archeologica c'è in queste grotte, appunto c'erano anche questi grandi predatori e siamo evidentemente in una fase precedente il glaciale del Wurm, nell'interglaciale Riss-Wurm o poco prima, quando sopravvivono ancora addirittura grandi predatori che oggi appunto noi immaginiamo soltanto non nell'Africa. E con l'immagine appunto sempre di questi depositi archeologici, gli strumenti del Paleolitico medio, appunto, anche questi sempre su calcare, e siccome la materia prima per realizzare strumenti disponibili era scarsa, a un certo momento utilizzano anche le valve di conchiglie, le conchiglie spesse tipo fasolari, la calistachione, per realizzare degli strumenti. E poi c'è una fase, che ha preso nome proprio dalla baia di Uzzo, l'Uluzziano. Secondo cui in primo momento si pensava che questa fosse una fase terminale del Paleolitico medio, dovuto all'uomo di Neanderthal, però è un'industria con strumenti anche laminari di forma quasi geometrica, queste cosiddette semilune, questi grattatoi, uno strumento quasi nuovo, diciamo, nel panorama delle industrie musteriane, però si considerava come una fase terminale appunto delle produzioni dell'uomo di Neanderthal. Però dopo un po' di tempo ci ha cominciato a dire che potesse essere qualcosa di nuovo. In questi strati erano stati trovati dei denti da latte che hanno suscitato anche adesso tanto scalpore, appunto i nuovi studi, eccetera, che erano ovviamente attribuiti a un uomo di Neanderthal. Per la verità, quando furono trovati negli anni 70, uno di questi due dentini da latte era stato attribuito a Homo moderno, Homo sapiens. Però poi si è detto, ma l'industria è neandertaliana, l'altro è neandertaliano, anche questo sarà neandertaliano, per cui poi dopo ricominciano sempre i ripensamenti, le cose, e quindi praticamente si è ritornati sull'industria e si è ritornati sui dentini. I dentini sono stati, poi è uscito l'articolo su Nature, famoso, ulteriori articoli su riviste scientifiche, sono stati studiati da 12 università con gli stessi metodi, ma in maniera indipendente. Secondo lo studioso, appunto, che ha portato avanti questo, coordinato questo progetto, Benazzi dell'Università di Bologna, questi denti, sulla base di studi morfometrici e tomografici, ossia con le TAC, sono di uomo moderno. Ma c'è dell'altro, quindi sarebbe la prima attestazione dell'uomo moderno in Italia, in Europa, in Italia. C'è dell'altro perché lo strato contenente questi denti è stato datato in maniera radiometrica con delle conchiglie, con analisi fatte su conchiglie, tra i 45.000 e i 43.000 anni da oggi. Quindi sarebbero i resti umani più antichi dell'uomo moderno in Europa. È chiaro che bisogna ancora indagare, fare ulteriori indagini, perché questo
può sembrare anche eccessivo, però naturalmente bisogna vedere un pochino quello che può portare, a cui possono portare queste indagini. Anche nei livelli del Paleolitico superiore di Grotta del Cavallo sono i medesimi ciottoli, la cosiddetta arte mobiliare, appunto con incisioni, linee incise, eccetera, e anche immagini schematiche dell'uro, del bue primigenio su questo ciottolo. Poi c'è la Grotta delle Veneri, dove pure abbiamo testimonianze della fase del Paleolitico medio, della fase dell'Uruziano, e del Paleolitico superiore con i famosi ciottoli appunto incisi e le due famose veneri della grotta di Parabita in osso, che assomigliano tanto per il fatto di avere le braccia sotto il ventre alle veneri dell'Europa orientale. Queste sono quelle di Moravani, di Kostienki e di Avdejevo in Slovacchia, in Ucraina e in Russia, che hanno la stessa cosa. E sono praticamente idee, uomini, concetti che forse possono essere arrivati proprio attraverso quel grande corridoio ecologico dell'Alto Emilio Adriatico che era emerso, possono essere arrivati appunto dall'Europa orientale. Poi c'è Badisco, faccio velocemente appunto Badisco, con le grotte dei cervi scoperte nel 70, come tutti sappiamo, i cunicoli dei diavoli che erano stati indagati già nel 1904 da Paolo Emilio Stasi, che probabilmente fanno parte di un unico sistema carsico perché sono talmente ravvicinati. Ecco. E poi elementi del Paleolitico superiore trovati in Grotta di Cervi, questo ciottolo dipinto che ha vagamente della, non so, può sembrare una cosa antropomorfa, comunque sono queste bande dipinte appunto con ocra. Dei ciottoli incisi anche qui nella stessa maniera di quelle delle Veneri, di Grotta Romanelli e così via, che sono state trovate in tante altre grotte, e le pitture più antiche, che dovrebbe essere forse contemporanea a queste manifestazioni tardo-paleolitiche, appunto, di Grotta delle altre grotte, con queste figure di cacciatori e delle figure di canidi forse realizzati in ocra rossa, diversi da quelli di epoca successiva studiati da Graziosi dipinti in colore bruno con guano di pipistrello, ci sono i famosi dipinti che tutti conosciamo appunto di Grotta dei Cervi con i motivi pettiniformi che richiamano appunto anche quello dipinto, no, della Grotta Romanelli che abbiamo visto prima. Le cose rituali di cui dicevamo, le manine, evidentemente rituali di iniziazione, per cui questi ragazzi venivano, i bambini raggiungevano le zone più profonde della grotta per dimostrare appunto di aver raggiunto appunto la loro età. E poi i materiali che sono contenuti appunto all'interno della grotta, nei livelli del Neolitico, il famoso volto della dea madre che è stata, proviene appunto da questi livelli neolitici, che assomiglia molto ai vasi cosiddetti antropomorfi del Neolitico balcanico, questo viene dalla Bulgaria, e ci richiamano questi culti della fertilità, appunto, e della dea madre. E io con questo avrei chiuso e mi scuso se ho abusato un po' troppo della pazienza. Ringraziamo ovviamente Rino per questa splendida punto di Salvatore, detto Rino, per noi è Rino, Salvatore, dottore Salvatore Bianco, per questa bellissima esposizione che sarà riportata e fissata nella memoria, nell'archivio dell'associazione, nel sito, e quindi rimarrà come testimonianza e come bel chiarimento di tutto ciò che c'è stato. Poi vedremo mano a mano, visto l'interesse, se approfondiremo sulla base anche degli studi che sta facendo in questo periodo proprio lui, credo, no? Che stia seguendo direttamente, vedere anche come fare altre conferenze. Per ora abbiamo in programma quella del 7 marzo, sempre in questo luogo, che riguarda un periodo successivo di frequentazione, di utilizzo anche misto delle grotte che abbiamo. E poi vedremo come proseguire con altre cose. Intanto ringraziamo lui e ringraziamo tutti quanti voi. Al A voi. settembre.